Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Giorgio Assumma racconta gli ultimi momenti con l'amico Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore televisivo amatissimo da tutti gli italiani, è venuto a mancare solo poco tempo fa, nel mese di febbraio, lasciando tutti noi con l'amaro in bocca. Il giornalista più amato della televisione italiana ha avuto alle spalle una lunghissima carriera nel corso della quale ha dato un grandissimo contributo al mondo della televisione e anche del giornalismo. Con grande umiltà e bontà ha saputo entrare nel cuore degli italiani, creando un legame con il suo pubblico insolito per un conduttore televisivo. La sua tragica scomparsa, che è avvenuta in seguito a complicazioni dovute a problemi di salute, ha sconvolto tutti tra parenti e amici più stretti che non se lo sarebbero mai aspettati, ma anche l'intero pubblico italiano. È proprio un caro amico di Maurizio Costanzo, l'avvocato Giorgio Assumma che, tornando a parlare degli ultimi momenti di vita di Maurizio, ci ha raccontato alcuni dettagli strappalacrime sulle ultime parole pronunciate dal giornalista. Quali sono state le ultime parole di Maurizio Costanzo? L'amico Giorgio Assumma, famoso avvocato, nel suo commovente racconto riguardo gli ultimi istanti passati con Maurizio Costanzo, ha rivelato quelle che sono state le ultime parole del più grande giornalista della televisione italiana. Giorgio, dunque, ha raccontato che il suo amico Maurizio ha lasciato questa vita recitando delle preghiere. In particolare, la figlia di Maurizio Costanzo, Camilla, ha domandato al padre di recitare l'Ave Maria, cosa che Maurizio ha subito iniziato a fare, interrompendosi a un certo punto, però, e così ha chiesto alla figlia di continuare per lui. Gli ultimi momenti di vita di Maurizio Costanzo. Dunque, fino agli ultimi attimi della sua vita Maurizio Costanzo ha avuto la fortuna di essere circondato dalla sua famiglia, che gli è stata accanto sempre con tutto il suo amore e affetto. Un momento davvero commovente che ha coinvolto tutti quanti. Giorgio Assumma ha poi parlato delle condizioni della moglie di Maurizio, la conduttrice più amata di Canale 5, Maria De Filippi che, secondo l'avvocato, è tornata al lavoro troppo presto dopo il tragico evento. La sua sicurezza esteriore, dice, cela una grande sensibilità e sofferenza. La donna ha passato con il marito l'intero arco di una vita, e la sua perdita è stata per lei molto dolorosa e difficile da superare. Maurizio resterà sempre accanto a lei, nel suo cuore, e lei non smetterà mai di amarlo. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.